Bene, buongiorno a tutti, sono Virginio Frigeri, collaboratore storico ormai di Lombard Report, ho già tenuto altri corsi di analisi tecnica in passato, quest'anno ho pensato di fare qualcosa di più impegnativo, in particolare quello che voglio proporre ai nostri lettori, ma anche a chiunque vorrà partecipare, è un corso sulle onde di Elliott. Perché? Perché io in tutti questi anni ho sempre visto questo argomento trattato un po' a latere, messo in disparte, tenuto in un angolo come un capitolo a sé stante, non integrato con l'analisi tecnica tradizionale, mentre a mio avviso è proprio usando insieme le onde di Elliott e gli strumenti classici, indicatori e oscillatori dell'analisi tecnica di base, che si possono avere le migliori probabilità di aprire dei trade di successo. Da molti anni seguo il sito di Elliott Wave International di Robert Prechter e da questo sito e con i loro corsi ho potuto apprendere queste metodologie che, se utilizzate insieme ai normali strumenti dell'analisi tecnica, trovo non solo efficaci ma in grado di proprio migliorare la lettura e le informazioni che uno può trarre dalla lettura di un grafico. Quindi proponiamo questo corso suddiviso in tre moduli, un modulo che non c'entra con Elliott ma che consente a chi parte da zero di poter frequentare un corso sulle onde di Elliott, perché non si può fare un corso sulle onde di Elliott se non si hanno un minimo di basi dell'analisi tecnica normale, ordinaria. Quindi c'è questo modulo iniziale di due giornate che è coadiuvante, poi seguirà un secondo modulo che invece è Elliott base, quindi lì spiegheremo tutte le regole, come si sviluppano i modelli d'onda impulsivi, correttivi e quant'altro, con molti esempi, esercizi, esempi pratici, concreti, a cui sarete chiamati a partecipare, e l'ultima parte, l'ultimo modulo invece di altre due giornate in cui andremo a vedere come utilizzare Elliott insieme, non da solo, insieme ai normali strumenti, ai normali indicatori, anche quelli più comuni, se volete, dell'analisi tecnica, come possono essere un MACD piuttosto che un RSI, uno stocastico o altre cosette. Insomma, alla fine io spero che con questo corso avrete le basi per riuscire a aumentare le probabilità di successo dei vostri trading. Buongiorno a tutti, vi saluto, vi aspetto numerosi. Siamo a parlare del modulo introduttivo, il modulo base di analisi tecnica, non il modulo base di Elliott, perché abbiamo messo davanti a Elliott questo corso base, perché ovviamente non è possibile affrontare l'argomento di Elliott senza avere prima un minimo di conoscenze dell'analisi tecnica tradizionale. Cosa ci fa Frigeri su questo cordone? Da bambini si comincia a camminare, imparare a camminare e correre, affrontando le difficoltà, cominciando dalle cose più semplici, e questo corso è fatto proprio per chi parte da zero e vuole cominciare a capire l'analisi tecnica dalle cose più semplici e basilari, quindi come si tira una trend line, come si posiziona un ritracciamento di Fibonacci, come si posiziona una media mobile, come va utilizzata una media mobile. Risponderemo anche a domande che potranno venire nella testolina di ciascuno di voi. La più classica è: si può vivere di trading? Conviene fare trading a tempo pieno o part time? Vedremo anche qua un capitolo specifico, tutti i pro e i contro di un mestiere e dell'altro. Affronteremo poi tutta la parte di Fibonacci, grafici atemporali per pulire i grafici di borsa dal noise, dal rumore di fondo, e molte altre cose ancora. Tutte cose che vi forniranno una specie di cassetta degli attrezzi che vi permetterà di affrontare, se volete, i corsi di Elliott con successo. Elliott può essere considerato, a torto ragione, un precursore dei frattali, infatti è stato uno dei primi a comprendere che tanto in natura
quanto nello sviluppo dei mercati finanziari, quanto nei cambiamenti di umore sociale, esistono dei modelli precostituiti che ripetono se stessi all'infinito. Il frattale vuol dire proprio questo, cioè un modello che si ripete all'infinito. Cambiano le dimensioni, cambia il tempo, cambia il grado, ma il modello rimane lo stesso. In particolare sui mercati finanziari vedremo che queste onde si sviluppano attraverso movimenti di impulso e successivi movimenti di correzione. Ora, molti di voi potranno domandarsi perché valga la pena affrontare lo studio delle onde di Elliott. I motivi sono molteplici. Il primo e più importante probabilmente è che con le onde di Elliott si ha la possibilità di individuare un trend primario. Ora, se voi leggete dei libri di analisi tecnica o fate dei corsi di analisi tecnica, vi racconteranno tutti che il trend è da sempre il miglior amico del trader, quindi avere una metodologia che mi permette di identificare e classificare un trend è estremamente importante. Ma la teoria delle onde di Elliott va oltre: oltre a identificare il trend, mi permette di classificare tutti i movimenti in controtendenza che mi forniscono altrettanti punti di setup per entrare a mercato minimizzando il rischio. Il terzo punto per cui, terzo e quarto punto per cui vale sicuramente la pena imparare questa metodologia è che attraverso il modello delle onde di Elliott è possibile a valutare la maturità di un trend, siamo in un trend appena partito o siamo nelle battute finali di un trend. Ovviamente questo per il trader fa differenza. E inoltre, usando insieme a Elliott Fibonacci, questa metodologia offre il grande vantaggio di riuscire a calcolare in anticipo dei target di prezzo e in parte anche di tempo piuttosto attendibili, cosa che nessun altro indicatore, nessun altro oscillatore classico dell'analisi tecnica riesce a darvi. Ultimo punto, ma non ultimo per importanza, questa metodologia vi offre anche dei precisi punti di uscita per evitare il rischio di rovina, perché è una delle poche metodologie che vi permette di capire quando state sbagliando il conteggio, per cui se siete dalla parte sbagliata voi andrete a chiudere sicuri che prendete la stoppata, però vi fermate lì, non andate a rovinarvi. Quindi in conclusione di questa ampia premessa diciamo che sono due giornate di corso in cui vi spiegheremo tutte le regole che bisogna conoscere per applicare correttamente il modello delle onde, e vi andremo anche a catalogare le varie tipologie di onde di impulso, di onde correttive. Vi andremo a spiegare anche casi particolari che non si verificano frequentemente, però ci sono e quando capitano bisogna saperli interpretare, il tutto per cercare di arrivare ad ottenere un trading profittevole e con alte probabilità di successo. Bene, siamo così giunti alla presentazione dell'ultimo modulo di questo corso, il modulo Advanced. Nel corso precedente abbiamo spiegato con dovizia di particolari tutti i dettagli, le regole che governano la teoria delle onde di Elliott. In quest'ultimo modulo invece vogliamo andare a spiegare come utilizzare Elliott non da solo ma unitamente agli strumenti classici che vengono normalmente utilizzati dall'analisi tecnica, indicatori oscillatori di uso anche molto comune, magari personalizzati, alcuni li abbiamo dovuti personalizzare, nel corso vi faremo vedere come e perché vanno personalizzati, però vedremo come si può leggere un grafico con il conteggio delle onde di Elliott abbinato a un indicatore MACD piuttosto che all'analisi di un RSI aggiustato o uno stocastico aggiustato. Vedremo come un indicatore come il percent R, che è molto noto e antico, opportunamente adeguato, ci possa fornire in maniera estremamente efficace tutti i movimenti in controtrend di un trend principale, quindi ci possa fornire dei punti di setup interessanti dove diminuisce il rischio dell'entrata e quindi il potersi posizionare al mercato con degli stop più ragionevoli.
Vedremo anche una particolare tecnica di channeling che io ho preso nei corsi che ho fatto con Elliott Wave International di Jeffrey Kennedy, una tecnica di channeling che consente anche questa di aiutare l'analista nel conteggio corretto delle onde, perché vedremo che ognuna delle onde di Elliott ha anche un suo carattere e certe proporzioni tra spazio e tempo devono essere rispettate, altrimenti il conteggio non è valido. Quindi è un corso decisamente innovativo che credo finora in Italia non abbia ancora proposto nessuno. Noi cercheremo di farvelo piacere e di farvi trovare le risposte ai vostri quesiti per ottenere i migliori risultati possibili di trading.